L'omicidio di Christopher Thomas Luciani ha fatto riemergere con urgenza la questione dell'analfabetismo emotivo, con cui oggi si additano e colpevolizzano le nuove generazioni in un rimpallo di responsabilità che chiama in causa indistintamente tutti: famiglia, scuola, istituzioni, chiesa, politica e società. Tutti chiamati a un esame di coscienza, come hanno ribadito ieri il vescovo della diocesi di Pescara Penne, Tommaso Valentinetti, il prete antimafia Don Antonio Coluccia e il parroco di Rosciano Don Marco Spadaccini, nel corso dei funerali celebrati ieri pomeriggio nella chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Un funerale difficile, come ha sottolineato Monsignor Valentinetti, quello del sedicenne morto domenica scorsa all'interno del parco Baden-Powell di Pescara, a seguito dello shock emorragico irreversibile provocato dalle 25 coltellate sferrate in un impeto di bestialità da due suoi coetanei. Difficile perché chiama in causa le falle della società che oggi si interroga sull'assenza di empatia, che pure, ieri pomeriggio a Rosciano, si è palesata con una folla incontenibile di amici, parenti e rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine presenti al funerale di Crocs, come gli amici chiamavano Christopher. C'erano anche i piccoli allievi dell'associazione sportiva dilettantistica Rosciano Calcio, dove il sedicenne aveva giocato per un anno. La vita del giovane, prematuramente interrotta, provoca un vuoto che lascia sgomenti a ricordare il bimbo, il ragazzo che eri e l'uomo che saresti stato, perché saresti stato un grande uomo e io sarei stata fiera di te come lo sono sempre stata. Sono queste le parole che nonna Olga, presente ieri ai funerali del ragazzo, ha scritto in una lettera affidata a un cugino di Christopher e letta in chiesa durante le celebrazioni. Spero che la tua assenza, recita ancora la lettera, possa essere di monito ai tanti giovani qui presenti. Spero che siano proprio loro a cambiare questo mondo marcio e a renderlo un posto migliore. Desidero che comprendano l'importanza della famiglia e di quanto quest'ultima sia sempre un posto sicuro, un luogo dove poter essere fragili, in cui poter parlare delle proprie paure e delle proprie insicurezze. Dal pulpito, Don Antonio Coluccia si è rivolto ai ragazzi, tirando in ballo le piazze dello spaccio, dove l'uso di droghe nutre il malessere di tanti giovani, dimentichi del fatto che la vita è un dono e non a pezzi di ricambio, come ha detto il prete antimafia. E forse è proprio da un probabile debito di droga di poche centinaia di euro che il sedicenne accoltellato aveva nei confronti del suo presunto carnefice che sarebbe scaturito l'omicidio. I due coetanei di Christopher, principali indiziati della brutalità che ha infierito sul corpo del ragazzo, provocandogli la morte, restano rinchiusi negli istituti penali minorili di Roma e Bari, mentre gli inquirenti passano al setaccio le chat dei minorenni presenti al parco Baden-Powell il giorno del delitto, alla ricerca di altri particolari. Di ben altra natura, invece, i particolari che hanno caratterizzato il pomeriggio di ieri a Rosciano. All'uscita del feretro dalla chiesa, una bara bianca, solo lacrime e silenzio per l'ultimo saluto a Christopher, affidato al volo di palloncini pronti a viaggiare liberi nell'azzurro del cielo e andare dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto, come canta Ultimo, nel brano Rondini al guinzaglio, che gli amici di Crocs hanno scelto per dire addio a una giovane vita troppo presto interrotta.